Buona giornata e bentrovati. Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, è tornato in libertà dopo 14 anni di carcere grazie ad un accordo raggiunto tra Stati Uniti ed Australia sulla incredibile vicenda. Colpevole di cospirazione per aver diffuso informazioni sulla difesa nazionale. È stata questa la missione di Assange, che faceva parte del patteggiamento concesso dal presidente americano Biden, che gli ha permesso di partire per la sua Australia da uomo libero. Prima di ritornarci, Assange ha avuto l'udienza davanti ad una giudice che gli ha chiesto poi in maniera un pochino singolare per quale motivo era ritenuto colpevole ed Assange ha risposto: ho incoraggiato la mia fonte a fornire informazioni classificate al fine di pubblicarle. Credo che il primo emendamento protegga tale attività. In regione Puglia si esulta dopo che sul fronte economico si è registrata una salita del prodotto interno lordo. A renderlo noto è stato lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria e nel Mezzogiorno. Nel suo report annuale mette in evidenza come la regione Puglia abbia avuto una crescita del 6,1% e risulta quella più dinamica su tutto il territorio nazionale. Buone notizie anche sotto il profilo occupazionale. L'Istat attesta un aumento tendenziale di 17.000 occupati da gennaio a marzo di quest'anno, con crescita del tasso di occupazione e riduzione di quello della disoccupazione. Gli europei di calcio si avviano a conclusione della fase a gironi. Ieri i verdetti che hanno riguardato i gruppi D e C. Per quanto riguarda il D, a sorpresa vincerlo è stata l'Austria che ha battuto l'Olanda con il punteggio di 3-2, mentre la Francia è finita seconda dopo un pareggio sorprendente contro la Polonia. Per quanto riguarda invece il gruppo C, avanzano agli ottavi di finale Inghilterra e Danimarca, che hanno pareggiato rispettivamente 0-0 contro Slovenia e Serbia. Intanto la nazionale azzurra di Luciano Spalletti è tornata ad allenarsi in vista dell'ottavo di finale del prossimo fine settimana contro la Svizzera. Per il momento ci fermiamo qui alle 12:40, il nostro consueto appuntamento con lo speciale sugli europei di calcio. A più tardi.